Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questa borsa. È una borsa semplice da realizzare con delle pagliette. Tutti i materiali sono da mirandasol.com. Troverete scritta sia in inglese che in italiano. Vi ringrazio per il vostro supporto. Buone feste a tutti. Passiamo al tutorial. Iniziamo avviando 36 catenelle. Abbiamo le nostre 36 catenelle. Lavoriamo una maglia bassa partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, una maglia bassa in ogni catenella disponibile fino alla fine. Arrivando alla fine della riga, 2 catenelle e giriamo il lavoro. Non dobbiamo andare a caricare il filo, dobbiamo andare a lavorare punto puff qui. Chiudiamo con una catenella, saltiamo un punto, nel successivo entriamo e lavoriamo un punto puff. Questo si chiama punto puff zigzag. Saltiamo un punto e lavoriamo punto puff. Non dobbiamo caricare il filo all'inizio, chiudiamo sempre con una catenella, saltiamo un punto, in questo lavoriamo un punto puff. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, chiudiamo con mezza maglia alta, 2 catenelle e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare in questo spazio qui, dopo il puff. Formo questo spazio qui, V, dobbiamo andare a lavorare il punto puff della seconda riga qui. E questa sarà la riga che andremo a ripetere fino ad avere l'altezza desiderata. Quindi entriamo in questo senza caricare i fili e carichiamo 3 volte, quindi lavorando punto puff e chiudere con una catenella. E saltiamo questo puff, entriamo in questo spazio e lavoriamo un punto puff. Di nuovo saltiamo questo, entriamo in questo spazio e lavoriamo un punto puff. Vedete come si forma adesso? Continuiamo così fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, chiudiamo con la mezza maglia alta. Due catenelle e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a ripetere la riga con il punto puff fino ad avere in totale 30 righe del punto puff. Quindi abbiamo già 2 righe, dobbiamo andare a lavorare altre 28 righe del punto puff. Ho terminato di lavorare altre 28 righe del punto puff zigzag. Adesso abbiamo 30 righe in totale. Adesso tagliamo il filo. Questo è il nostro pannello per la borsa. Mettiamo da parte. Iniziamo a lavorare la patella. Prendiamo il filo e avviamo 31 catenelle. Abbiamo 31 catenelle. Lavoriamo una maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto e una maglia bassa in ogni catenella disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga,
una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa, prendiamo pagliette e andiamo a inserire nel secondo, nel punto successivo, e lavoriamo una maglia bassa. Lavoriamo 2 maglie basse di separazione, inseriamo i pagliette di nuovo e lavoriamo una maglia bassa. Lavoriamo 2 maglie basse, una maglia bassa con pagliette. Continuiamo così fino alla fine della riga. Ho terminato di lavorare questa prima riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Seconda riga, dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della seconda riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare di nuovo con delle pagliette, quindi lavoriamo una maglia bassa, prendiamo le pagliette e lavoriamo una maglia bassa nel punto successivo. Lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa con pagliette in questo punto. Continuiamo a lavorare. Adesso lavoriamo 2 maglie basse, inseriamo pagliette, una maglia bassa, lavoriamo 2 maglie basse di separazione, inseriamo pagliette, lavoriamo una maglia bassa. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie. Dobbiamo lavorare in questa una maglia bassa, perché dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui. Inseriamo pagliette e lavoriamo una maglia bassa, inseriamo pagliette, e chiudiamo la riga con una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Quindi dobbiamo andare a ripetere adesso una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine, e quando giriamo il lavoro dobbiamo andare a ripetere quello che abbiamo fatto nella prima riga, dove abbiamo inserito queste pagliette, e ripetere questi due qua. Dobbiamo farle 5 righe con delle pagliette e poi maglie basse. Poi vi farò vedere le righe sopra con delle pagliette e le righe con un po' di maglie basse che andremo a lavorare dopo. Ho terminato di lavorare 5 righe con delle pagliette e 5 righe di maglia bassa. Adesso andiamo a lavorare il perimetro. Una catenella, inseriamo l'uncinetto qui e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo a lavorare una maglia bassa
in ogni punto disponibile. Dobbiamo lavorare, guardate, qui dove abbiamo lavorato delle maglie basse, questa riga è qui a centro, quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa intorno. Arrivando all'angolo dobbiamo ricordare che dobbiamo fare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Ve li faccio vedere. Il primo angolo, qui dove c'è pagliette, un po' dobbiamo tenere così. Qui è l'angolo, dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Giriamo così e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi lavoriamo, arrivando qui ripeteremo quello che abbiamo fatto qui e qui è l'inizio, quindi andremo a chiudere a questo punto. Arrivando a quest'angolo dove abbiamo iniziato a girare, tagliamo il filo e ricreiamo la sola di chiusura qui. E così abbiamo terminato il nostro perimetro e questo è il nostro pannello. Andiamo a lavorare il perimetro del nostro pannello. Inseriamo l'uncinetto qui, prendiamo il filo, andiamo a lavorare una catenella e lavoriamo qui dove abbiamo mezza maglia alta nella riga del punto zig zag. Dobbiamo lavorare due maglie basse in questo spazio che divide. Dobbiamo lavorare una maglia bassa, quindi continuiamo a lavorare due maglie basse, una maglia bassa, due maglie basse, fino ad arrivare a questo angolo. Arrivando a questo angolo dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile per questo lato. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare a quest'angolo. Questo è il lato dell'avvio del lavoro, quindi qui lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando a quest'angolo ripetiamo quello che abbiamo fatto qui. Una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Giriamo questo lato, dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto da questo lato, lavorando una maglia bassa qui dove abbiamo puff e lavoriamo due maglie basse. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa e due maglie basse. Quindi continuiamo fino ad arrivare a quest'angolo. Arrivando a quest'angolo dobbiamo ripetere una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Quindi questo lato adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Dobbiamo lavorare sia dove c'è spazio e sia sopra i puff zig zag. Dobbiamo lavorare arrivando più a quest'angolo, ripetiamo la stessa cosa e completiamo il giro del perimetro.
Arrivando a questo punto, chiudiamo, tagliamo il filo e chiudiamo con l'assola di chiusura. E così abbiamo terminato il pannello. Adesso dobbiamo tagliare la rete e lavorare il perimetro con un colore diverso. Ho tagliato la rete seguendo la misura del pannello. Adesso dobbiamo andare a lavorare il perimetro con il colore nero, prendendo sia la rete e sia il lavoro, il pannello all'uncinetto. Con l'uncinetto 2,5 e il filo nero vado a lavorare il perimetro, lavorando sia la rete e il lavoro. Quindi non faccio altro che andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile e negli angoli, lavorando una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, come facciamo di solito. Quindi continuerò a lavorare una maglia bassa, prendendo sia la rete e il lavoro. Quindi continuiamo così. Ricordate sempre di aumentare negli angoli. Ho terminato di lavorare il perimetro con il colore nero. Tagliamo il filo e chiudiamo facendo l'assola di chiusura. E così il nostro pannello è pronto. Ho tagliato anche la rete per la patella. Andiamo a lavorare il perimetro come abbiamo fatto il perimetro del corpo borsa. Inseriamo l'uncinetto qui. Prendiamo il filo, dobbiamo lavorare sempre con il filo nero per contornare questo pannello. Questa è la patella e lavoriamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile, prendendo sia la rete e il lavoro all'uncinetto. Arrivando qui all'angolo dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto con questo pannello qui. Quindi prendiamo e andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. E lavoriamo una maglia bassa qui. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Ricordiamo che ho lasciato un po' di rete perché arrivando qui non voglio che mi manca. Se la misura è di più, ritaglio. Quindi arrivando qui dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, ma tutto il resto sarà una maglia bassa, eccetto gli angoli dove facciamo gli aumenti. Quindi lavoriamo intorno fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il perimetro. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo e ricreiamo l'assola di chiusura. E andiamo a bloccarlo dietro. Prendiamo l'uncinetto sempre numero 2,5 che abbiamo utilizzato per fissare la rete. Lavoriamo un altro giro
di perimetro, sempre con il filo nero. Entriamo qui e andiamo a lavorare una catenella e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando all'angolo lavoriamo sempre una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi andiamo a fare il lavoro che abbiamo fatto prima. Una maglia bassa in ogni punto disponibile nei quattro angoli. Dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Ho terminato di lavorare il perimetro, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro facendo l'asola di chiusura. Come facciamo sempre? Inseriamo qui l'uncinetto, facciamo uscire il filo e lo tiriamo così, andiamo a bloccarlo dietro. E così la nostra patella è pronta. Iniziamo a lavorare il laterale. Prendiamo il filo sempre con l'uncinetto numero 3. Abbiamo 17 catenelle. Abbiamo 17 catenelle, lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Fino ad arrivare qui, perché nell'ultima catenella andremo a lavorare 3 maglie basse. Arrivando a questo punto abbiamo qui 15 maglie basse. In questa catenella lavoriamo 3 maglie basse nella stessa catenella. Invece di girare così, dobbiamo andare a lavorare a mezza luna, quindi ovale. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo punto. Quindi avremo 15 maglie basse, 3 maglie basse centrale e altre 15 maglie basse. Quindi continuiamo così fino ad arrivare qui. Arrivando alla fine, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare 15 maglie basse, 15 maglie successive. Dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad avere 15 maglie basse. Ho terminato di lavorare 15 maglie basse, lavorando una maglia bassa in ogni punto. Arrivando qui dove abbiamo fatto l'aumento delle 3 maglie, dobbiamo lavorare 2 maglie basse in ogni punto. Quindi l'aumento, 2 maglie basse, 2 maglie basse. Adesso continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo punto. Quindi avremo di nuovo 15 maglie basse. Quindi una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare 15 maglie basse nei 15 punti successivi
e poi faremo l'aumento. Quindi rientriamo qui e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Ho lavorato 15 maglie basse. Arrivando a questo punto dobbiamo lavorare il primo aumento. Lavoriamo 2 maglie basse, nel successivo una maglia bassa, nel successivo punto 2 maglie basse, nel successivo punto 2 maglie basse, nel successivo punto una maglia bassa, nel successivo punto 2 maglie basse. E così abbiamo l'aumento. Adesso completiamo il giro lavorando 15 maglie basse, lavorando una maglia bassa nei 15 punti successivi. Quindi dobbiamo avere di nuovo 15 maglie basse qui. Arrivando a questo punto non dobbiamo andare a girare a tornare indietro, facciamo una catenella e rientriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo in questo spazio, lavoriamo una maglia bassa, in questo una maglia bassa, in questo una maglia bassa, in questo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa di contorno fino alla fine del giro. Quindi non dobbiamo aumentare niente in questo giro, dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi continuiamo fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto, una catenella e tagliamo il filo. Andiamo a chiudere facendo l'assola di chiusura. Entriamo qui, prendiamo il filo e andiamo a chiudere qui nella catenella. Nella catenella, e così abbiamo il nostro laterale che andremo adesso a contornare con il filato nero o con il colore che preferite. Non dobbiamo aumentare niente, dobbiamo soltanto puntare l'uncinetto qui o in qualsiasi punto che vogliate e andiamo a lavorare. Dobbiamo soltanto Allora, adesso andiamo a contornare di nuovo il nostro laterale con un colore diverso. Potete scegliere il colore che volete. Io vado a contornare con il colore nero, sempre utilizzando il filato cordino. Quindi dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Ricordate di fare l'aumento qui a questi due angoli. Vi faccio vedere il primo e poi continuate così fino alla fine del giro. Arrivando qui all'angolo, dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Arrivando a quest'angolo di nuovo dobbiamo lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa.
Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il perimetro, arrivando a questo punto tagliamo il filo e ricreiamo l'asola di chiusura chiudendo qui. Poi lo blocchiamo dietro. Se anche che questo laterale si curva un po' così, non vi preoccupate, che l'ho fatta apposta per il modello, perché non andremo a mettere la rete qui, quindi avremo un laterale piegato in questo modo. Ho fatto un altro, così i nostri laterali sono pronti. Prendiamo tutti i pezzi. Adesso è il momento di assemblaggio. Foderò la borsa nel secondo momento, ma se lo volete fare, guardate altri miei video, potete foderare adesso prima di montare la borsa se avete difficoltà di fare le fodere a sacchetto. Adesso abbiamo tutti i pezzi, andiamo ad assemblare la borsa. Prendiamo il laterale e andiamo a posizionarlo in questo modo. Potete rinforzare il laterale con il feltro. Se volete potete anche lasciarlo così, perché andrà all'interno quando andremo a chiudere la borsa. Prendiamo il marcapunto e andiamo ad assemblare la borsa. Quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. Ecco il nostro laterale. La stessa cosa andremo a fare di qua con questo. Ho terminato di montare tutte e due. Adesso con ago e filo andiamo a cucire il nostro laterale. Quindi entriamo qui. Entriamo qui. Visto che è nero non si vede tanto bene, potete anche guardare altri miei video. Quindi continuiamo a cucire entrando in questo modo, prendendo tutte e due. Continuiamo fino alla fine per arrivare qui. La stessa cosa faremo anche da questo lato. Ho terminato di cucire i laterali. Adesso cuciamo la patella con ago e filo. Posizioniamo. Passiamo di sotto. Entriamo qui e andiamo a cucire la nostra patella alla borsa. Trattenete il primo filo così non si sposta e poi entriamo. Leghiamo questo qui all'interno così non si sposta. La sistemiamo meglio. Adesso continuiamo a entrare di sotto dall'interno. Cercate di cucire il lungo dove abbiamo messo il segnale per non spostare assai la patella. Quindi entriamo, rientriamo.
quindi continuiamo a cucire fino ad arrivare qui. Ho terminato di cucire la padella. Potete foderare la borsa a vostro piacere mettendo due calamite qui per la chiusura o anche mettendo una chiusura a girello montandolo qui. Quindi qua laterale potete mettere questo tipo di gancio o agganciare direttamente la catena qui o cucire la mezzaluna o i ponticelli per agganciare la catena. Io metterò questo per la mia e foderò dopo. Spero che i video vi piaccia, vi farò vedere la borsa finita. Altra borsa terminata, il laterale, il davanti. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo al prossimo video, ciao!